con applausi. Seconda contro prima, Castelnuovo contro Campobasso, e questa la sfida di cartello andata in scena al Comunale di Castelnuovo. La formazione guidata da mister Di Fabio ritrova dal primo minuto Massimo Loviso a far coppia a centrocampo con il nuovo arrivo Marco Croce alla prima da titolare. Sulla corsia di destra Sec prende il posto di Olivi in avanti, confermato Fagioli. Assenti Porrini per squalifica, oltre a Titone e Sbarbati. In casa Campobasso Piga tra i pali prende il posto di Raccichini per far spazio a Zammarchi, che sostituisce lo squalificato Vitali. Dirige Braccaccini di Macerata. Avvio di gara subito su ritmi elevati ad affacciarsi in avanti, prima i Molisani al terzo minuto con Esposito, bravo a inserirsi tra le maglie bianche, altrettanto lo è Natale, ex di giornata, che di piede interrompe l'azione pericolosa. Un minuto più tardi rispondono i padroni di casa con Di Ruocco, che dalla sua mattonella prova a beffare sul primo palo Piga, bravissimo a deviare in angolo. Il Castelnuovo approccia da grande la partita e gli sforzi vengono premiati al 24esimo, quando San Severino mette in aria con Degidio, bravo di rapina, a mettere alle spalle di Piga, che poteva fare di più nell'occasione. Il Campobasso non ci sta e si spinge in avanti, ma il Castelnuovo, molto attento in fase difensiva, riesce a chiudere bene gli spazi. Sul finale di prima frazione, brivido per il Castelnuovo con il palo interno colpito da Vanzana direttamente da tiro d'angolo. La ripresa parte subito con Martino in campo al posto di un opaco Fabbrini tra le fila molisane. Il Campobasso alza la pressione, al terzo minuto ci prova ancora con Van Zan, ma la sua conclusione è respinta con i pugni da Natale. Ancora Campobasso alla ricerca del gol, al 12esimo minuto Zammarchi mette dentro un pallone dove Cogliati raccoglie e scarica verso la porta, ma la mira non è precisa. Due minuti più tardi molisani restano in 10. Contrasto in aria Teramana con Bontà, che va giù toccato da Sec. Braccichini di Macerata vede la simulazione del centrocampista molisano e, già ammonito, finisce anzitempo la sua gara. I padroni di casa approfittano subito della superiorità numerica al 16esimo, quando Degidio, pescato libero da Croce, carica il destro che si spegne nell'angolino alle spalle di Piga. Dopo la girandola di cambi torna in avanti al 24esimo il Campobasso con Van Zan, il più pericoloso dei suoi, che chiama la risposta bassa Natale. Alla mezz'ora dalla distanza è la volta del neo entrato Bregasi per il Castelnuovo, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Piga. I molisani faticano con l'uomo in meno a impostare, il Castelnuovo ha l'occasione per chiudere la gara al 35esimo con un colpo da biliardo di Di Ruocco, ma il suo tiro fa solo la barba al palo. Nei minuti di recupero arriva il gol della bandiera del Campobasso con Sforzini, che mette in rete un cross di Esposito, il migliore dei suoi, bravo a recuperare la sfera a centrocampo. Al triplice fischio finale esplode la gioia in casa Castelnuovo, che si gode il primo posto in classifica prima della sfida di mercoledì in casa contro il Notaresco. Mister Di Fabio, credo visibilmente contento alla fine della partita col Campobasso. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, forse gli ultimi minuti potevano essere gestiti meglio, ma oggi si è visto un Castelnuovo da capolista. No, è vero, perché ho finito adesso di parlare con i ragazzi e ho detto: avete fatto gli ultimi 10 minuti, che manca in superiorità numerica, che non mi sono piaciuti per niente, però non puoi assolutamente rimproverarli dopo una prestazione di questo tipo, perché ci hanno messo in campo tutto quello che avevano, sono stati bravi sotto tutti gli aspetti. Croce, l'ho visto quanto si alza l'asticella del Castelnuovo anche in mezzo al campo. Questi due giocatori che sono un esempio non solo in mezzo al campo, ma durante la settimana, sempre e comunque, quindi sicuramente ci hanno dato qualcosina di più a livello tecnico. Sono contento dell'intensità che hanno messo i ragazzi, della personalità che hanno avuto nell'affrontare una squadra forte. Noi ci diciamo sempre che dobbiamo rispettare sempre tutti gli avversari che ci capitano, soprattutto quelli meno deboli, figuriamoci una squadra come il Campobasso, però nello stesso tempo avere la consapevolezza di noi stessi, che siamo una buona squadra. Un'altra partita difficile come tutte, adesso dobbiamo recuperare le energie e niente, prepararci in questi 2 giorni per affrontare anche il Notaresco. Sapevamo delle insidie della partita, purtroppo quando non si è abituati più a perdere, che erano 24 partite, però purtroppo loro sono stati bravi. Il primo tempo hanno fatto meglio di noi sicuramente, il secondo tempo, quando magari eravamo rientrati con il piglio giusto, penso che
gli episodi penso non siano stati a nostro favore, perché poi penso siamo passati da un rigore netto e la seconda volta che ci capita in 2 settimane è un'espulsione e poi dopo De Giglio ha chiuso la partita 2-0. Il rammarico è che passando in un non contesto risultato, però passare da una possibile opportunità per fare 1-1 per un'espulsione, è normale che la partita poi sul 2-0 è difficile riprenderla, però merito a Castelnuovo, ci rimbocchiamo le maniche e andremo avanti.